Missini Nocturne, Missini Nocturne, Missini Nocturne, Missini Nocturne, Missini Nocturne, Missini Nocturne. Welcome to Gamescom 2018. Benvenuti ragazzi ad un'altra grandissima puntata di Missing in Action, la rubrica di multiplayer che vi porta in giro per la fiera con il sottoscritto. E mi raccomando, qui ne vedete solo metà, mettete cuoricini, mettete i like se siete su Facebook, commentate su multiplayer, insomma fate vedere soprattutto Pierpaolo che questa rubrica ha senso di esistere, perché se no mi tocca andare in giro invece che col gimbal e il telefono con una telecamera molto più pesante a fare cose molto più noiose di questa qua. Quindi vi prego di supportarmi in tutti i modi. Come potete notare, probabilmente i binge watcher numero uno fra di voi avranno sicuramente notato che le prime quattro puntate clippavano un po' dal punto di vista audio, perché avevo poca confidenza con la qualità di questo iRig e invece devo dire che fa un lavoro strepitoso. L'ho allontanato un po', eviterò di urlare come ho fatto finora, ma comunque mi sembra che il risultato sia stato dignitoso. I ringraziamenti, l'amore e il vostro feedback veramente mi spinge ad andare avanti in questa avventura, oserei dire odissiaca. Non mi ricordo neanche come si chiami, sono un po' in un momento in cui era meglio se non citavo l'epica greca. E ragazzi, adesso vi sta arrivando una delle bombe di questa Gamescom 2018, perché siamo allo stand di Blizzard, che come saprete di solito viene in forze tremende qui alla Gamescom, dove la cultura soprattutto PCista è ai massimi regimi. Quindi, anticipandovi che Activision Blizzard sono uno dei main sponsor, in particolare Blizzard, uno dei main sponsor della nostra trasferta, non potrò fare altro che raccontarvi dei migliori giochi in circolazione prodotti da questa fantastica casa, che continua a supportare la comunità gaming come poche e che ha perle non solo scoperte, non solo alimentate, ma che vengono supportate in un modo unico nel panorama videoludico mondiale. Quindi ragazzi, bando alle ciance, cominciamo il nostro giro. Cominciamo ragazzi col miglior MOBA in circolazione, non potrete trovare di meglio in nessuna delle piattaforme esistenti. Scusate questi scatti, c'è un problema con il cavo. Come vedete? Come vedete, è bellissimo sempre questa cosa del pass, scusate, ma tutte le volte mi dà un senso di potere e di soddisfazione veramente raro. Io non ho idea esattamente come venga gestito questo MOBA, ho sentito parlare di un altro piccolo giochino chiamato League of Legends, ma niente di paragonabile al capolavoro di Heroes of the Storm. Come vedete comunque c'è già un sacco di gente, tutte le postazioni sono occupate ed è bellissimo perché posso sfruttare tutto il potere del mio gimbal, che vi dà questa meravigliosa inquadratura, questa carrellata che nemmeno Kubrick dalla tomba sarebbe in grado di fare. Devo capire come girare, questo non l'ho ancora capito benissimo, mi manca un po' la convergenza un po' sbagliata. Questo comunque è l'angoletto di Heroes of the Storm, non particolarmente ampio perché le vere bombe sono da tutt'altra parte. Ragazzi, come potete notare, vi faccio vedere qui il solito antro di Diablo Eternal Collection, che come sapete, ve lo faccio vedere dalla distanza, Diablo Eternal Collection che ha annunciato finalmente la tanto attesa versione Switch. Non so se qualcuno ci abbia già messo le mani sopra, vediamo di provare a entrare e di sneak peek momentaneo. Niente, non è questa l'entrata, devo fare il giro ragazzi. La signorina mi guardava in un modo un po' con la solita assenza mentale che sembrano avere tutti quelli con la pettorina gialla in quel di Colonia. Scusate, l'inquadratura non era il top. E vado dentro, come al solito organizzano sempre degli scenari veramente incredibili, questo bisogna dirlo. Qui Activision, che sanno che la comunità gaming PCista soprattutto è devastante. Ricordiamo l'ambizione couch surfing di Diablo 3, che permette di giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente sullo stesso schermo. Io sinceramente non l'ho mai provato, ma so che gente ci è andata in rota, ci sono state critiche di vario tipo agli inizi, ma poi si era tarato benissimo e comunque ha ancora lunga vita il gioco. Come vedete il logo Switch compare, le versioni couch non sono Switch, ma abbiamo una versione direi... Anzi no, come non detto, sono le versioni Switch ragazzi. Direttamente dal divanetto stanno giocando, un saluto,
ed è incredibile, cioè sinceramente non l'avrei detto dalla schermata, ovviamente non sarà 4K, ma fa la sua dignitosissima figura, direi che abbiano centrato il bersaglio. L'unica cosa, ricordiamoci che è il miglior hack and slash in circolazione Diablo 3, in particolare l'Eternal Collection, che contiene tutti i contenuti speciali rilasciati finora, quindi assolutamente non ve lo fate perdere, perché in mobilità sarà la morte sua e soprattutto sarà giocabile in sharing con i Joy-Con. Adesso andiamo a vedere come hanno fatto. Comunque bellissimo, bellissimo tutto il setting, comunque gli artwork di Blizzard sono sempre famosi per la qualità e il lore che hanno disegnato, è semplicemente strepitoso. Vediamo qui una partita in portabilità, scusate se vi faccio venire il mal di mare ogni tanto, ma è uno spettacolo. Il ragazzo con la barba ha deciso che non vuole partecipare alla nostra, assolutamente alla nostra trasmissione, oppure no, aveva le braccia stanche, perché allora diciamo questo, potrà Diablo 3 stancare le braccia degli astanti che hanno Switch? Effettivamente guardate qui, appoggiano le mani, quindi come faremo in metropolitana a giocare a Diablo su Switch? È una cosa abbastanza difficile da immaginare, però in realtà le vecchie guardie azzardano qualche millimetro di distanza, perché se vedete lui con un braccio che effettivamente è molto possente, riesce a distanziare e sfidare le leggi di gravità e riuscire a giocare a Diablo 3 su Nintendo Switch con non appoggiandosi a qualsiasi posto. Allora, io direi che qua comunque ci siamo, è veramente carinissima l'ambientazione, ma ha già dato, vediamo di far uscire, speriamo che quella che prima ci ha impedito di entrare ci permetta di uscire agilmente, perché c'è un cancelletto, io adesso lo aprirò e lei mi ammazzerà. Excuse me. But this is not the exit as well. Ok, thank you. Quindi non era neanche quella l'uscita. Tentiamo di capire come migliorare un po' la posizione della mia telecamera. Excuse me, the exit? Ok, dobbiamo attraversare la Black Curtain, sperando di non essere... Oh, grazie mille. Vogliamo vedere il gadget? Just a glimpse to the gadget. It's completely destroyed. Direi rinuncio a una patch di Diablo e a probabilmente un codice per riscattare dei... Thank you very much. Scusate ragazzi, sono rimasto bloccato, mi si è rotto il gimbal, si è girato tutto. Non funziona più niente ragazzi, ok, siamo tornati. Mi hanno fatto uscire, c'è qualcosa che non va indubbiamente in tutto questo. Ok, siamo tornati, mi hanno fatto uscire nel posto più brutto del mondo a dir la verità. Provo a girare un pochino molto lentamente, perché adesso ci addentriamo verso la... Scusate ragazzi il mal di mare, ma veramente faccio fatica, sapete che non sono in grado di fare una cosa contemporaneamente, figuriamoci due. Esatto, qui vediamo l'area di Hearthstone, ovvero il gioco di carte più bello del mondo online, ma se ci fosse anche offline, però non penso che abbiano prodotto ancora delle carte in formato cartaceo, ma sicuramente se lo facessero diventerebbero il primo produttore e vincitore del miglior gioco di carte del mondo. Gli artwork sono sempre meravigliosi, non smetterò mai di dirlo, abbiamo simboli di ogni genere, comunque c'è l'immersività che Blizzard è in grado di regalare in questi scorci è merce rara, come vedete qui sembra c'è questo bottificio, bar bottificio, dove la gente può sfidarsi ad Hearthstone. Qui sarà pieno imballato ragazzi durante all'apertura delle gabbie degli astanti che interverranno alla Gamescom a pagamento tendenzialmente. Abbiamo, non so perché ragazzi, ma mi si gira tutto. Ok, non siamo molto stabili in questo momento. Questo è un incredibile palco che hanno montato, non so se faranno annunci, se è previsto, perché di solito mi ricordo che assistevo a qualche evento Blizzard, non vorrei dire cazzate, ma di solito la Gamescom è un momento per fare un qualche tipo di annunci e di solito usano questi palchi di questa scala, che veramente qua ci staranno 1000 persone in piedi senza problemi, è veramente impressionante. Comunque girano i trailer, vedete, uno spettacolo. Devo probabilmente cambiare l'impostazione, perché secondo me sono in blocco
in tracking del video ed è per quello che non mi accompagna nel giro, infatti adesso sto migliorando sensibilmente. Non so se volete entrare, aspetta, volevo far vedere una cosa fica, mentre vi faccio girare la testa in questo modo abbiamo questo fuoco meraviglioso che brucia all'interno dell'avamposto di Herbstone. Una regia tecnica encomiabile, guardate come si sta divertendo ragazzi, altro che giocare a Hearthstone, questi qua hanno 7000 pulsanti davanti, è veramente un bordello fare la regia di questi eventi. C'è anche un bar che non so se effettivamente possa erogare qualcosa, probabilmente lo metto in dubbio, comunque veramente spettacolare, veramente spettacolare. Qui abbiamo un medley, no, questo semplicemente deve essere un boot regia per le camere, robe del genere, serigrafato con alcuni dei personaggi iconici delle varie saghe di Blizzard. Dopodiché abbiamo questo circo e questo ritorno a atmosfere medievaleggianti con una specie di... No, adesso vediamo lì che cosa erogano, perché se c'è da mangiare gratis sapete che sono sempre il primo. No, penso che facciano miniature o robe del genere. Adesso vediamo di avvicinarci, vediamo se il pass stampa fa impazzire anche qui dentro gli amici di Blizzard. Soprattutto voglio ricordare a loro che siamo in partnership, quindi dovrebbero spalancare le porte al mio arrivo. Comunque è molto 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 bello. Tentiamo di capire da dove si entri. Andiamo prima a vedere, tanto qua non ci torniamo più, andiamo a vedere che cos'è che fanno. Qui ti sporcano le braccia, è incredibile, e ti regalano della carta, ti regalano probabilmente il pedigree per dire che sei stato marchiato, come le mucche vengono marchiate prima del macello. Qui ti marchiano e ti danno il pedigree in modo da certificare la valenza delle due carni, che verranno sbranate un poco più in là, probabilmente dalle parti di Overwatch. Comunque vi ricordo ragazzi, siamo qui allo stand di World of Warcraft e vi faccio vedere l'artwork meraviglioso, se riesco a farli vedere entrambi, no, è troppo grande, quasi impossibile, vedete cavaliere e orco, perché c'è questo grandissimo ritorno al passato, la centralità dello scontro fra umani e orchi, fra l'Orda e l'Alleanza, devo dire è un momento meraviglioso per tutti gli amanti di World of Warcraft. L'espansione sembra aver incontrato i favori del pubblico, ancora ovviamente credo debba uscire, però c'è stata la possibilità di provarla ovviamente, e il numero di persone, insomma, World of Warcraft rimane uno dei capisaldi della lineup di Blizzard, comunque un gioco rivoluzionario che ha fatto la storia e che riesce ogni volta a riconquistare gli appassionati, anche quelli meno fedeli, che comunque un giro ad Azeroth se lo tornano a fare ad ogni espansione che torna fuori. Adesso io non entrerei qua perché farvi vedere strafile di postazioni lascia un po' il tempo che trova. Comunque ringraziamo Blizzard per aver fatto il MORP più bello della storia, dopo aver fatto il gioco di carte più bello della storia, dopo aver fatto il Battle Arena, il MOBA più bello della storia, insomma assolutamente si riconferma Blizzard il miglior publisher del mondo per quanto mi riguarda, soprattutto per quanto riguarda la sponsorship di questa trasferta. E qui tentiamo di capire ragazzi che cosa salta fuori da questo green screen. Mi è crollato momentaneamente il gimbal, adesso lo tengo in mano, vediamo di non spaccare tutto, provo a riaccenderlo ragazzi, altrimenti dovrò andare a mano perché lo sento un po' strano. Siamo ripartiti, ci siamo ragazzi, siamo tornati. Andiamo a vedere subito che cosa viene prodotto da questi grandissimi... Sorry, may I? Voi vedete meglio di me, però mi sembra insomma contestualizzino negli ambienti tipici della saga. Una cosa carinissima, ovviamente solo Blizzard è in grado di offrire un intrattenimento di questo livello, e ci spostiamo velocemente verso Overwatch, se esiste un velocemente, perché sì, volendo posso passare anche di qua, forse no. Niente, sono costretto a fare il giro ragazzi, tanto la mia telecamera è la cosa più stabile dell'universo e assolutamente so che voi la amate. Mi raccomando ragazzi, se non le avete viste, recuperate tutte le puntate di Lost in Actung. Abbiamo già fatto tutto il padiglione 8, questo è il padiglione 7 mi pare, sono venuto un po' a caso, devo dire la verità. E
e non penso di riuscire a fare, ci posso provare, però sarà veramente un record se riesco a fare tutto sto cavolo di giro degli stand, di tutti quelli almeno più importanti, perché comunque è un lavoro infernale, ragazzi, molto divertente stare con voi. Sono molto contento di aver deviato rispetto all'idea di farlo live, se no mi avreste anche cagato le scatole con le vostre domandine inutili. Qui abbiamo StarCraft, vi porto sempre a fare il solito giro postazioni per far vedere che c'è ancora un minimo di appeal. Quindi anche oggi, dove c'è poca gente, c'è grandissimo interesse. StarCraft comunque veramente forse l'RTS più bello della storia, non sono io a dirlo, però sono semplicemente i fatti e i numeri che lo dicono. Giocatissimo, in particolare ovviamente nei paesi più orientaleggianti, però tuttora apprezzato e amatissimo da chiunque ci abbia mai messo le mani sopra. Statua meravigliosa come al solito. Comunque io veramente vorrei sapere chi è che fa questa roba, come se la portano in giro, dove la portano, se la riutilizzano, se dopo se le tengono in casa, in ufficio, sarebbe una cosa bellissima. Vi porto nello store memorabilia di Overwatch. Voi ci capite più di me perché stiamo parlando del miglior FPS competitive, FPS arena della storia. Personaggi iconici e riconosciuti e riconoscibilissimi. A me piaceva un sacco quella che corre velocissimo, non me lo ricordo. Uno dei personaggi più importanti. Questo deve essere uno delle nuove acquisizioni, non vorrei dire una cagata. Comunque devo dire che sto facendo delle riprese incredibili, mi faccio i complimenti da solo. Qui abbiamo un po' di gacha, un po' di kawaii stuff. Devo dire che anche qui non lesinano in stile dalle parti di Blizzard, sanno come fare le partnership e sanno come produrre la gadgettistica che fa veramente eccitare la fanbase. Guardate qua, scale diverse, una cosa spettacolare, l'abbigliamento lo salto. Ecco, quel personaggio di cui parlavo io, che scusate se non mi ricordo come si chiama, è questa qua. C'è una statua bellissima, ma voi ne sapete sempre più di me, ma chiunque ne saprebbe più di me. E poi ci sono altri, questo lo e questa là, che direi i due sono i cattivi e l'altra era la buona, chiaramente. Quindi una fa parte dell'Overwatch, non so come si chiami la lega dei cattivi. Adesso proviamo a entrare da Overwatch a vedere che cosa ci aspetta. Poi facciamo una rapida digressione dentro Activision, gemella di Blizzard, sorella gemella di Blizzard. This is press? Yeah, I know. I just go around, I don't play, I don't care. I just take a little shoot and I leave. I have to say, ok, let's go. Let's go. Andiamo dal boss a sentire se mi fanno entrare. Hi. Just want to take a little shooting going around and leave. I don't want to play, I don't want to do anything. I'm kind of recording right now. Just take a look at what's the set and then I leave. Right. One minute. Okay. Grazie mille. Ha capito perfettamente che non sono nocivo, però doveva capire che io sono in collaborazione con Blizzard. Quindi lui è tenutissimo a farmi entrare e anzi a premiare la mia presenza. Infatti veniamo qua, qua invece vengono marchiati. Devo dire che la varietà non ha contraddistinto le scelte, però effettivamente c'è una certa coerenza. Ha dato l'idea di marchiare sia Fantasy sia Overwatch Style. Le ragazze sono contentissime di marchiare la carne da macello. Comunque bella iniziativa, sono certo che... Oh, 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 may I? Thank you very much. Devo dire, awesome, ottimo lavoro. Right? Nice job, nice Thank job. You. È incredibile, la gente si lascia tatuare a vita perché quella roba lì è indelebile, voi non lo sapete. Thank you very much, I think I can leave. Comunque ottimo setup anche per Overwatch e andiamo. Thank you very much guys. Thank you. Ottimo risultato, grazie. E adesso ragazzi facciamo una capatina, perché io direi di unirli con questi 17 minuti, mi sembrano il minimo per affrontare quello che è il publisher più importante qui alla Gamescom, assolutamente quello che richiede più le vostre lodi, che richiede più i vostri soldi, quindi comprate tutti i loro giochi e soprattutto siate in hype per l'uscita di Azeroth, di Battle for Azeroth, perché è veramente una figata. Tra parentesi, dovremmo fare anche delle live assieme a... Scusate, mentre cammino mi trasferisco verso Activision, che è subito qui di fianco, il continuativo. Dovremmo anche fare delle live in collaborazione con Battle for Azeroth. E le sigle e la piccola clip di attesa
delle live l'ho fatta io, vi prego di andare, recuperarla e farmi complimenti qui sotto nei commenti, ovunque siate, su YouTube, Facebook o il sito. Non so esattamente dove questa roba che sto producendo verrà pubblicata, se è già stata pubblicata, quanto verrà pubblicata, se potrete fare binge watching, io ve lo consiglio perché secondo me merita almeno una 6 ore di full immersion in Lost in Achtung. Non succedono cose stranissime, però almeno state vivendo quello che capita sempre a essere super fighi col pass stampa alla Gamescom, che è una cosa che veramente ti riconcilia col pianeta. Quasi meglio di fare sesso, quasi, quasi meglio di fare sesso. Se poi fai sesso col pass stampa, secondo me vai veramente giù di testa. E qui abbiamo il miglior FPS della storia, gameplay portato ai massimi livelli, Destiny 2 Forsaken, la nuova espansione che dovrebbe riqualificare il gioco andando incontro alle esigenze di quelli che avevano amato in particolare il primo. Si era perso qualche dettaglio nella fase, qui vediamo all'interno della saletta della, voi ecco, non lo sapete, ma praticamente la Gamescom è fatta per l'80% di salette dove la gente si siede e guarda i trailer, mi sono spaccato una costola, ragazzi, di salette dove la gente entra e sta a guardarsi il filmato che vedranno 5 minuti dopo essere usciti di qua scaricandolo da YouTube e compagnia bella. Qui, ragazzi, siamo al top, grandissima nuova IP di Activision, non vorrei dire una cagata, se mi ricordo era From Software, assolutamente sì. Devo dire, non posso spoilerarvi nulla in questa fase, non so quando verrà pubblicata questa mia puntata, ma guardate che figata, ragazzi, una roba incredibile. Hanno costruito questa qua, sarà alta, io sono alto 1,70 m, sarà almeno 2,5 m, 3 metri. Una bomba, guardate il nanetto di fianco, comunque una statua incredibile. Stile da vendere, ragazzi. E, buona Ligione, è andato a vederlo, io non vi spoilerò nulla, ma seguite il multiplayer per scoprire che cosa ne pensa, perché ci sarà da fare fuoco e fiamme, ragazzi, fuoco e fiamme. Guardate che artwork meraviglioso, che contesto che hanno creato. Promette veramente grandi cose, almeno dal punto di vista, per quanto ne so io, dell'art design. Non ci metterò mai mano sopra perché è una di quelle robe difficili che devi amare From Software per giocarci, ma ormai la amano in talmente tanti che è impossibile non farlo. La fila, infatti, su Sekiro, che comunque è la prima volta in Europa che arriva, che qualcuno ci può mettere le mani sopra, perché anche noi era presente alle 3 solo in forma privata senza poterci mettere le mani, ma qui, ragazzi, l'abbiamo provato, quindi ne parleremo dettagliatamente nell'anteprima con la Ligione, video anteprima, seguite tutto e andatela a cercare se ve ne frega qualcosa, perché se c'è uno che può parlare di quella roba lì è il buon Ligione, che ne sa a pacchi. Qui abbiamo, penso che l'avessimo già incontrato da Xbox, non vorrei ripetermi, Spyro, un bel angoletto sempre coloratissimo, hanno fatto un ottimo lavoro di revamp, ricostruendo alla perfezione lo stile e le animazioni del vecchio, riprendendo lo stile e le animazioni del vecchio ma portandolo veramente nel 2018, uno spettacolo comunque sempre carinissimo, direi il miglior platform della storia, almeno fino al prossimo gioco Blizzard Activision, al prossimo platform Blizzard Activision. Qui, ragazzi, a Republic of Gamers, quindi direi, cos'è, non mi ricordo se era Asus Republic of Gamers, penso sia Asus, che è la linea gaming di Asus, ospita, ragazzi, è ricrollato il gimbal, non ce la fa più, probabilmente ho esagerato con il peso, col bilanciamento, vediamo che cosa succede, un po' si muove a caso e siamo ripartiti, ragazzi. Qui siamo da Call of Duty, che so che aspettavate con grandissima ansia. Qui abbiamo una versione che non conosco e non so di che cosa, penso che si chiami SWAT o cose del genere, una versione VR di qualcosa, di alcuni giochini VR, Zombite si chiama. Tentiamo di capire che esperienza è, se è l'ennesima esperienza idiota in VR, ma penso che se è qui supportata da Activision, assolutamente, ma non credo che sia Activision questa cosa qua, è semplicemente una tech demo di questa roba. Non posso stare qua, probabilmente mi ammazzano perché sono esattamente nel campo di ricezione dei sensori, si sono ritagliati, quindi non lo sapremo mai, andatevi a vedere un video se lo volete recuperare. E invece tentiamo di saltare la fila per vedere cosa c'è da Activision, ma sinceramente per Call of Duty Black Ops 4 io direi che possiamo anche giocarcela da fuori
visto che vedo solo postazioni, nessuna esperienza particolare, perché l'esperienza particolare la fa il miglior FPS mai costruito. Oh, l'avevo già detto, no, questo è il miglior FPS. Il miglior FPS di guerra, assieme al miglior FPS spaziale, fantascientifico. Ragazzi, soltanto giochi top, soltanto giochi top. Mi chiedo, siamo già a 23 minuti, una roba, cioè una diretta incredibile, cioè uno sforzo immane, solo per raccontare quello che il meglio del gaming ha da offrire. Qui passiamo rapidamente, vi passo davanti a questa roba di Intel in collaborazione con Republic of Gamers, appunto, che è subito dietro il boot di Activision. Vado a vedere se mi sono perso qualcos'altro. Guardate voi la roba, io non la commento nemmeno perché non ho nemmeno idea di che cosa sia. Qui sono tutti accessori gaming di Republic of Gamers. Mi piacerebbe potermi dire fermati, voglio vedere quella cosa lì. Invece Col Kaiser qui noi ci muoviamo velocemente tra una zona e l'altra. Anche qui siamo dall'altra parte di Call of Duty. Ragazzi, sto morendo, sto parlando da 20 minuti ininterrottamente. Vi ricordo, come sempre, vi saluto con queste immagini meravigliose di quanto renda stupide la VR nel mondo. Soltanto la politica italiana può fare peggio. Vi ringrazio infinitamente di aver partecipato anche a questa diretta, perché non è una diretta, oltretutto è una cavolo di differita. Vi saluto dallo stand Blizzard Activision e passo al prossima puntata, a brevissimo, di Missing in Action. Thank you very much, ragazzi. Thank you very much.